Claudia, mia cara sorella. Sono ad Acri ormai da una settimana, in buona salute, ma preparato al peggio. Gli uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Non oso immaginare che cosa possa voler dire. Quando lasciai Roma 10 mesi fa, avevo un unico scopo: scoprire ciò che era sfuggito a nostro padre. In una lettera scritta l'anno prima che io nascessi, egli accennava una biblioteca nascosta sotto il castello di Masyaf, un santuario colmo di una saggezza inestimabile. Che cosa vi troverò una volta giunto? Chi mi accoglierà? Un manipolo di zelanti templari come te? O nient'altro che il sibilo di un vento freddo e solitario? Da circa 300 anni Masyaf non ospita più gli assassini. Possiamo ancora rivendicarne il possesso. Siamo benvenuti fra le sue mura. Ne ho abbastanza di questa lotta, Claudia. Non perché sia stanco, ma perché la nostra battaglia sembra andare in una sola direzione: verso il caos. Oggi ho più domande che risposte. Per questo mi sono spinto tanto lontano, per fare chiarezza, per trovare la saggezza lasciata dal grande Altair, in modo da comprendere meglio lo scopo della nostra lotta e il mio ruolo in essa. Se dovesse accadermi qualcosa, Claudia, se le mie abilità dovessero tradirmi o le mie ambizioni traviarmi, non cercare giustizia o vendetta, ma insisti nella ricerca della verità perché tutti possano beneficiarne. La mia storia non è diversa da quella di tanti altri, e il mondo non soffrirà se dovesse finire anzitempo.